Ehi ragazzi, come va? Nanook qui e oggi vi porto altri contenuti su Granblue Fantasy. In particolare voglio trattare del glossario, dal giapponese, inglese a italiano, visto che molti termini usati anche in inglese derivano dal giapponese con una traduzione non ufficiale e quindi è rimasta stabile nel glossario di tutti i giorni in questo gioco. È mio compito insegnarvi, per chi non capisse, a cosa si riferiscono. Partiamo subito. AH, come potete leggere, sta per Angel Halo, che è la quest speciale, semplicemente. AT, Assault Time, conosciuto anche come Strike Time, è quel periodo settato dalla Gilda, settabile in due orari diversi, di un'ora ciascuno, dove partite un raid con la Church Bar carica completamente, e in questo periodo avete anche dell'exp aumentata. Baha, semplicemente Bahamut. Si possono riferire, non so, Baha Weapon, che stanno per le armi di Bahamut, o Raid. Birdman, che sta per il personaggio vento Nezahualpilli. BP, Battle Points. I Battle Points sono gli EP in inglese, e sono quei pallini rossi fino a 5, che poi diventano gialli fino a 10, che vi servono per entrare nei raid altrui. BA, Break Assassin. Break Assassin è un personaggio che ha l'abilità Salted Wound, che serve a rompere il cap e a fare più danni a nemici dotati di barra di stato mentre sono nella loro fase break. Bunkle. Bunkle sta per Carbuncle, che sono quelle evocazioni di rarità SR che forniscono lo scudo Damage Cut del 25 base e al 50% a Max Limit Break. Shev sta per Chevalier, che è il giapponese di Luminiera Omega o Luminiera Base, che è il raid di tipo luce. Clear o Cleanse. Per Clear o Cleanse i giocatori si riferiscono a Clarity, che sarebbe la skill imparabile dal Rogue, del Bishop o del Sage, che è la skill che rimuove a tutti i team di tutti gli alleati un debuff. Colo sta per Colossus, anche qui come Baha è l'abbreviazione di Colossus, il raid fuoco. Possono riferirsi anche per le armi o per il raid stesso. CR sta per Chaos Ruler, che è la classe dopo di tier 4 del Dark Fencer. DA è Double Attack, quando il vostro personaggio fa il doppio attacco. DE o DT sta per Double Trouble, che è la skill della Valkyria, che vi permette al vostro personaggio principale di eseguire un triplo attacco se dotato di eseguire un triplo attacco e se dotato di una lancia di dare un buff a tutti i party di triplo attacco. DF sta per Dark Fencer, come menzionato prima parlando del Chaos Ruler, che è la classe di tier 3. EMP sta per Extended Mastery Point, che si possono riferire sia al personaggio principale che ai vostri personaggi. Al vostro personaggio principale potete guadagnare questi punti per aumentare delle passive, o in base alla classe potete acquisire nuove skill. Questi punti si guadagnano per il personaggio principale una volta portato alla classe che state usando a livello massimo, ossia 20. Per i personaggi, una volta portati al livello massimo del vostro uncap corrente o dal livello 80 in poi, se è disponibile il Final Limit Break. X-Skill sono appunto le skill che sbloccate tramite EMP con il vostro personaggio principale. Echo non è altro che l'abbreviazione del termine Bonus Elemental Damage, in base all'elemento citato, che
in gioco equivale a quel secondo numero vicino al vostro danno. Un esempio di buff che forniscono questo eco sono la seconda skill di Yuel, la prima skill di Societ una volta buffata, adesso, la terza skill mi pare di Ankira. Praticamente sono, quando vedete un secondo danno oltre al danno principale, praticamente l'eco che sta avendo effetto. O flip chest. Quando finite un raid o una quest e vedete la chest che fa un piccolo arcobaleno e una capovolta mentre droppate, vuol dire che avete ottenuto una flip chest. Nella flip chest solitamente si trova o un'evocazione o un'arma SSR, che sia utile o no. Fodder. Il fodder è un'arma che non utilizzate, che viene sacrificata per aumentare lo skill level di un'altra vostra arma, oppure è ridotta per ottenere le pietre di quell'arma per poter fare il final limit break, come vedremo dopo, o full limit break di un'altra arma. FLB, full limit break. Full limit break è un termine che si usa su alcune evocazioni, armi o personaggi. Perché su alcuni? Full limit break non è altro che la quinta stella o quarta stella per armi evocazioni. Non tutti sono dotati di essa, ma piano piano Cygames rilascia il Final Limit Break per alcuni personaggi, armi o appunto evocazioni. Per ottenere il Full Limit Break solitamente richiedono dei materiali in più o materiali particolari, oltre a dei buff sostanziali. Gacha. Gacha non è altro che la scheda di pescata di Draw, dove ottenete i vostri personaggi usando i cristalli. O i soldi che sia. Gizoku. Gizoku è la classe Bandit Tycoon in giapponese, che è la classe di Tier 4 dopo il Hawkeye. Grand Order, molto basicamente, che è raid tipo luce, ottenibile una volta arrivati a 80 AP, visto che quello è il costo minimo per ostarlo. Ostabile, se non sbaglio, 2 volte al giorno. Grid è praticamente la vostra griglia di armi, letteralmente. GW, Guild War. Guild War è l'evento che occorre solitamente ogni 1 o 2 mesi, ed è il termine usato dalla fanbase per l'evento Unite and Fight, dove le guild si sfidano, non direttamente, ma chi ottiene dei punteggi più alti ottenuti sconfiggendo i raid. Hawkeye è la classe di tier 3. Lost è colui che apre il raid, colui che spende i propri punti per aprirlo agli altri o per se stesso. Lagfest l'avrete sicuramente sentito dire se avete chiesto aiuto su quando pescare i personaggi, su come ottenerli, su come spendere i vostri cristalli. Sta per Premium Gala, appunto. Premium Gala è una promozione che di solito appare a fine mese, verso il 28-30. Adesso dura, se non sbaglio, 2 o 3 giorni al massimo. Ed è quel periodo dove avete, invece del 3%, 6% di possibilità di trovare un personaggio evocazione di rarità SSR. E in questo periodo potete trovare anche personaggi esclusivi a questa promozione. Leeching. Leeching è la terminologia usata per i giocatori, scusatemi, che entrano nei raid di solito usando solo Bounty Hunter, Treasure Hunt, ovvero. E poi vanno via. Praticamente il loro unico contributo è prendere il drop. Limited si riferiscono appunto ai personaggi limitati, non più ottenibili al momento nel gacha, oppure che ricorrono appunto in Premium Gala. Lumi sta per luminiera, come detto prima quando parlavamo di Chevalier.
Magna. Magna non è altro che la versione giapponese di Omega, ovvero Colossus Omega, Leviathan Omega, Luminiera, eccetera. Magnafest. Magnafest è quel periodo dove abbiamo a disposizione mezzi AP, cioè ogni raid che ostiamo, alcune volte anche le quest storia, costano tutte la metà degli AP. E anche molti raid, per esempio, i raid di tier 2, Atena, eccetera, invece di costare 5 EP o BP, costano invece 2. Mist, OMM, sta per Miserable Mist, che è la skill del Dark Fencer. MLB, Max Limit Break. Max Limit Break equivale a quando arriviamo al massimo del un cap base, ovvero un'arma a 3 stelle, un'evocazione a 3 stelle o un personaggio a 4 stelle. NM sta per Nightmare, che è una difficoltà di solito durante gli eventi sbloccata dopo massimo 4 tentativi in modalità extreme o dopo aver fatto una volta la modalità Maniac. Nightmare di solito, per esempio nell'evento Cerberus Xeno, serve per droppare i materiali esclusivi a questa difficoltà per poi scambiarla per le armi apposite. Ogi. Ogi è il termine giapponese per l'attacco carica. OD. OD sta per Overdrive. Molto base. ODA oppure OD Assassin. Un OD Assassin è un personaggio che dispone dell'abilità Defiance, che è il contrario del Break Assassin basicamente. Quando il nemico è in modalità Overdrive avete un capo aumentato e danni molto aumentati, solo per quel turno. Plane Damage. Plane Damage o White Damage è appunto il danno con la scritta bianca, che di solito va oltre, cioè non considera i damage cut, other self, eccetera. Non è praticamente influenzato da effetti difensivi. Pull. Pull è la stessa cosa del grid, ovvero la vostra griglia di armi. ROW. Rain of Arrows. Rain of Arrows è la skill del Sidewinder, che riduce l'attacco del nemico e fa un danno AOE. Reroll. Oh, allora, il reroll. Se siete familiari col termine, reroll di solito vuol dire rerollare, appunto. Quando iniziate un gioco, consiglio di guardare sempre se in quel gioco è possibile rerollare, ossia ricominciare l'account da capo finché non trovate delle unità o qualsiasi cosa che vi favoriscono la crescita in quel gioco. Ovvero, per esempio, voi iniziate Grand Blue Fantasy, però non sapete se avete trovato qualcosa di utile o no. Sempre, sempre, sempre informarvi, qualsiasi gioco giochiate, e guardare se quell'unità è utile. Se non è utile, rerollate, ovvero ricominciate da capo finché non trovate qualcosa di utile. RQ, o JK in giapponese, sta per Rose Queen, che sia l'evocazione che il raid disponibile una volta raggiunti il livello 101. Selfie. Un selfie non è altro che l'evocazione che si droppa da un boss. Slime Blasting. Slime Blasting è il termine che si usa per expare. Ma perché Slime Blasting? In co-op c'è una quest, di preciso la prima quest in Hard 2, dove c'è uno slime. Questo slime ha difesa altissima, ma ha molti pochi HP, quindi se portate una classe come Weapon Master o un personaggio tipo Clarys, Camille, che infliggono plain damage, è praticamente molto facile da sconfiggere. C'è un'arma di sparia usata con il Weapon Master che praticamente permette di one-shottare questo boss. E quindi cosa succede? Una volta buffata la stanza con l'esperienza al massimo, potete spammare questa quest molto velocemente, in meno di 30 secondi. E questo vi permette di ottenere molta esperienza in un'ora. Sp-
Park. Oh, alcuni dicono: come, qual è il modo migliore per spendere cristalli? Molti ti dicono: non usare cristalli, conservali e poi sparca. Park praticamente consiste nel conservare ben 90.000 cristalli e poi utilizzarli tutti insieme per ottenere un personaggio in particolare confermato dopo che li avete usati tutti. Come funziona? Quando andate nella schermata di pescata, una volta spesi tutti, noterete che avete 300 spark. Queste spark vicino c'è scritto personaggi disponibili. Ogni promozione cambia il tipo di personaggio e vocazione disponibile. Quindi, una volta raccolte 300 spark, potete scegliere una di questi e diventa vostro. Notate però che 90.000 cristalli sono molti. Giocatori richiede dai 5 o anche 9 mesi per raccoglierne così tanti, o spendendo soldi equivalgono a 900 euro circa. Quindi se siete armati di pazienza, vi auguro di risparmiare e poi sparcare, soprattutto per i personaggi limitati o che appaiono per pochi giorni all'anno, come i personaggi Zodiac. SS. Questo termine ormai viene poco utilizzato perché equivale al Superstar, che è la classe di Tier 3. Prima la sua equivalente di Tier 4 non era disponibile, quindi Superstar sta per SS, ora rimpiazzato da Elysian. SSR Bankle. Oh, abbiamo visto che il Bankle sta per Carbankle. E perché SSR Bankle? Perché ci sono delle vocazioni che hanno la stessa funzione del Bankle, ma sono più potenti, ma hanno un turno di cooldown in più. Queste vocazioni sono fuoco, Prometheus, vento Morrigna, acqua Kaong, luce Hector, oscurità Anubis e terra Gilgamesh. Hanno anche un full limit break disponibile che forniscono ben 70% attacco elementale e 60% damage cut dell'elemento opposto all'evocazione. Per esempio, Prometheus fuoco vi dà 70% attacco fuoco per voi e 60% damage cut di acqua, quindi molto più utile rispetto ai Bankle normali, perché i Bankle danno riduzione del proprio elemento e anche il buff di attacco del proprio elemento, quindi sono utilizzati principalmente o per difendervi o per attaccarvi. Invece i Bankle SSR per entrambi. ST e AT, praticamente straight time, come menzionato all'inizio. Soft cap. Il soft cap è un limite che avete al danno. Per esempio, l'attacco base è disposto di un soft cap di 440.000. Più di così non potete andare normalmente. E invece per l'attacco carica è 1.16 milioni. Questo cap è sorpassabile di pochissimo per OG, o attacchi carica in inglese, cioè in italiano, che dispongono di più hit. Se invece disponete per esempio delle armi Seraph, la spada di Michael, guanto di Uriel, bacchetta di Gabriel eccetera, potete passare il cap del 20% quando utilizzate l'elemento corrispondente. Contro l'elemento debole però, mi raccomando. SW, Sidewinder. Sidewinder è la classe di grado 3 che è prima del Bandit Tycoon. No, scusate, prima del Nighthound, che è la classe di Row 4. TA, Triple Attack, semplice come il Double Attack. Tezcat. Tezcat è l'abbreviazione, scusate, di Tezcat Lipoca, che è l'evocazione tipo terra che richiede di avere 4 razze diverse per avere il massimo potenziale. Un'evocazione razzista, dai. TH sta per Tresurant. Tresurant
è quel bonus che vedete spesso nei raid, molto spesso arriva a 9, che equivale al Bounty Hunt, sono la stessa cosa. Sono quelle stack applicabili dalle classi Hukai, Bandit Tycoon e precedenti. Tia è l'abbreviazione di Tiamat, il raid di tipo vento del primo capitolo. Veil. Cos'è il Veil? Veil è un buff molto importante, perché previene per un turno di essere debuffati. Attenzione però, ultimamente stanno uscendo dei boss tipo Xeno Ifrit che hanno un debuff che bypassa il Veil, però per ora che io sappia ce ne sono solo due di raid che applicano questo bypass. Il Veil è disponibile tramite la classe Sage precedenti come ex skill oppure da alcuni personaggi, per esempio per il fuoco Magisa, Acqua Arulumaia di Natale, Katarina, per la terra Arulumaia base, oppure Lamretta, per il vento tramite skill difensive, ordine difensivo di Lesia, che è un personaggio limitato, e per vento non so quante altre fonti di build ci siano sinceramente. Per luce c'è Seruel e per l'oscurità c'è Vira, SSR. Wail, cos'è Wail? Wail è praticamente lo sciopone. Però non confondete chi spende qualche soldo. Per esempio una centinaia di euro non è uno sciopone, uno Whale. Whale è gente che spende quantitativi enormi di soldi, tipo 900 euro appunto. C'è gente che sparca al 100% senza usare un singolo cristallo, usando solo soldi. C'è gente che si prende i marchi più 99 tramite le promozioni gacha quando disponibili. Tutto, cioè spende veramente un sacco di soldi. One Pan è la storpiatura del termine One Punch, che è applicabile alle persone che danno un colpo al raid e se ne vanno, un sinonimo di Reacher. WL Warlock, che è la classe di tier 4, quella dopo l'Hermit. Yig, Yiggy o Yugo sta per Yggdrasil, che è il raid tipo terra. Zenith o Zenith Point. I Zenith Point è la versione giapponese degli EMP, Extended Mastery Points. Un'altra menzione speciale è HS, che sta per Holy Saber, la classe di tier 3 che possiede di Phalanx, la classe con 70% in tier 3 e 4 di Damage Cut. Direi che è tutto. Se avete altre domande, altri termini che non avete capito, se mi sono spiegato male, molto probabilmente, scusate, postate nei commenti, vi farò sapere. È tutto. Per il prossimo episodio proverei a lasciarvi un gameplay, perché se magari non siete familiari col gioco, non lo conoscete, vi potrete fare un'idea di com'è. Sperando ovviamente che non mi cali frame, non mi cali nei frame, non mi cali nei frame di tanto, nonostante il PC è quasi patata per registrare. Qui è tutto, grazie per esservi sintonizzati anche oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!